Buongiorno pigiamini, ben svegliati. Oggi è il mitico mercoledì 21 ottobre 2015. È il Back to the Future Day. Allora, quando nei lontani anni 80 noi sbarbatine sbavavamo dietro a Michael J. Fox, che aveva quel giubbottino di jeans con sopra lo smanicato che adesso non si può guardare, e guardavamo appunto il suo film famosissimo Ritorno al Futuro, i suoi film, quel fatidico 21 ottobre 2015 era un giorno davvero super futuristico, cioè ci sembrava lontanissimo, ci immaginavamo delle cose mirabolanti. Invece è proprio oggi, eccolo qui, ci siamo arrivati. E allora io ho fatto un pensiero, nel senso che ho pensato che il futuro è veramente una cosa strana, perché quando lo aspettiamo ci aspettiamo cose mirabolanti, poi quando lo viviamo ci sembra sempre tutto normale, ci siamo dimenticati di quello che fino a pochi anni fa era impensabile. E quindi, secondo l'oroscopo di oggi, che vede la Luna nel segno dell'Acquario, che è proprio il segno degli inventori, del futuro, perché è governato da Urano, noi vediamo che cosa ciascun segno si aspetta per il futuro dei prossimi 30 anni, secondo appunto l'oroscopo di oggi. Allora, lo Scorpione oggi con la Luna storta spera che si inventi brevissimamente e soprattutto a basso costo quel famoso mantello per diventare trasparenti di cui tra l'altro stiamo parlando da libri e libri fantasy fa. Il Gemelli invece vorrebbe il teletrasporto perché anche la navicella più veloce oggi per lui è sempre lenta come quando sei lì che ti trovi davanti il tram e non puoi superare. La Vergine ha già realizzato il suo sogno di poter lavorare in remoto, quindi adesso per i prossimi 30 anni può soltanto sperare che si possa limonare stretti stretti anche col pensiero. Il Cancro invece vorrebbe tanto galleggiare. Vorrebbe galleggiare e poi fare puff, pancia a pancia, così senza farsi male e sobbalzare. Ecco, questo è il pensiero più intelligente che riesce a fare il Cancro oggi. Non chiedete di più. Per il Toro invece sarebbe bello un programma di sesso integrato nell'orario di ufficio e lui parlerebbe subito con l'ufficio del personale per poter fare gli straordinari anche non retribuiti. La Bilancia invece vorrebbe fare un sacco di cose contemporaneamente, quindi vorrebbe tanto avere un assistente telematico qui sulla spalla che possa poi rendere il tutto operativo facilmente. Il Leone, secondo l'oroscopo di oggi, ragazzi, il Leone è particolarmente geloso e possessivo e quindi sta rivalutando del tutto quel progetto di microchip sottocutanei da impiantare nei fidanzati per poterli controllare attraverso l'iPhone. Alla faccia della privacy. I pesci vorrebbero che nel futuro fosse possibile ricaricarsi come il telefono, basta inserire uno spinotto, ma pesci non voglio sapere dove vogliate inserire lo spinotto. Il Capricorno punta all'ubiquità nel prossimo futuro, ma perché così vuole andare a tutte le feste. Il Sagittario sarebbe felice se il suo drone, che sicuramente avremo in casa nei prossimi anni, potesse portare il cane a fare la pipì quando piove e magari portare anche a lui la colazione a letto. L'Ariete, per colpa di questo Mercurio, oggi comprerebbe subito invece un clone che vada in ufficio al posto suo, al quale basta suggerire un paio di risposte. Infine, proprio l'Acquario, che oggi festeggia la Luna nel suo segno, quindi una mega creatività, è già adesso estasiato da questo discorso della condivisione del car sharing, che gli piace un sacco, ma vorrebbe in un futuro condividere molte più cose, come ad esempio la macchina del caffè, le visite noiose ai parenti e magari anche l'abbonamento alla Pay TV. Ragazzi, buona giornata del futuro. Ditemi qua sotto qual è il vostro pensiero per i prossimi 30 anni, che cosa vorreste? E niente, noi ci vediamo domani col prossimo oroscopo in pigiama. Un bacio grande, ciao!